Infilata in un labirinto di incertezze, l'estate di Avellino evoca il deserto dei Tartari di Dino Buzzati, la desolata pianura di un paese senza nome dove, come nella fortezza Bastiani, ci consumiamo in attesa della grande occasione di sconfiggere un nemico immaginario che naturalmente non si farà mai vivo. Una città pietrificata dove nulla si muove da mesi in attesa che il Consiglio Comunale regoli una volta per tutte i suoi conti sbilenchi, in definitivi duelli rusticani e risse da osteria, che ci vengano almeno risparmiati i tempi supplementari di una partita sin qui giocata nel fango. Il maglio giudiziario che si è abbattuto sulle presunte combutte anche per voto di scambio all'ACS ha come ipnotizzato gli amministratori di Piazza del Popolo. Si preoccupano giustamente di andare a verificare conti ed eventuali sprofondi, ma nel frattempo hanno abbandonato la ordinaria manutenzione di luoghi pubblici, con giardini che diventano selve e luoghi comunitari affogati da sterpaglie e rifiuti. La biblioteca provinciale, che già di suo rischia dopo la finta cancellazione delle province, resta senza pulizie e chiude i suoi scaffali al pubblico. Dopo la inseguita e ottenuta defenestrazione di Luca Cipriano, l'ordine non regna al Teatro Carlo Gesualdo. Il cartellone della prossima stagione c'è, ma il sindaco e la giunta non l'hanno ancora approvato. Non si sa se e quando metteranno il timbro, ma nel frattempo, mentre anche qui rifanno i conti, non c'è traccia di futuro che guardi almeno a 2 giorni. Si consoleranno e ci consoleremo con il concerto del 16 agosto? L'unico annuncio certo arrivato dalla fortezza Bastiani è stato quello del cantante. Alex Britti fu comunicato al popolo. Sembra però che la star abbia annusato la muina e il 16 agosto è dato su un palco in provincia di Potenza. In questa fuga dal tempo che, avrebbe detto Buzzati, consuma inutilmente la vita, Avellino può solo sperare che il prossimo inverno metta a dimora e protegga semi nuovi. Quelli che hanno prodotto i frutti attuali in realtà sono soltanto marciti.